ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il pesarese Luca Nardi è un nastro nascente del tennis internazionale. A 19 anni ha già raggiunto la posizione numero 126 al mondo. In singolare vanta 3 titoli Challenger su altrettante finali disputate, mentre nel circuito ITF vanta 3 titoli su 4 finali. Il suo quartier generale è nelle Marche, a Pesaro, al Circolo Tennis Baratov, dove si allena regolarmente ogni volta che torna a casa. Si va verso la fine di questo 2022, è stato un anno importante per te, positivo? Sì, è stato un bel anno, comunque sono venuti fuori dei bei risultati, quindi sono comunque soddisfatto. Adesso mi sto allenando per il prossimo anno e spero che ci siano altrettanti buoni risultati. Ripartirai dagli Australian Open? Sì, parto il 26 dicembre, farò un torneo prima e poi giocherò le qualificazioni. Il tuo rapporto con Pesaro è sempre stretto? Sì, io ogni volta che posso andare a casa ci torno volentieri, perché qua appunto c'ho la famiglia, c'ho tutti quanti i miei magari amici stretti, quindi sto sempre molto bene qua. Quindi poi appunto stanno spesso in giro, a volte sento anche un po' la mancanza, però tutto sommato dai, mi trovo bene anche fuori. Questa città ha grandi campioni, Magnini, Ambrosini, se allarghiamo il raggio, Valentino Rossi, Luca Nardi. Ma io non c'entro nulla con loro, però magari, non so, in futuro nel mio piccolo vedremo cosa posso fare. Cosa hai provato per l'addio di Federer? È stata una batosta, come per tutti quanti i vari tennisti, che c'è comunque vederlo sempre lì e poi dopo c'è da un giorno all'altro, c'è vedere che non c'era più, è stata comunque una batosta forte. Però sicuramente ce ne saranno altri che magari ci faranno da esempio come lui. Nardi ha sfidato in una partita evento il veterano Catervo Cangiotti, tennista sempre verde che ha festeggiato 85 anni. Presente anche Ronnie Murrone, nuovo presidente del Circolo Tennis Baratov. È l'unico circolo che, da un punto di vista agonistico, può disporre di 2 squadre, sia maschile che femminile, nel campionato di Serie A2 di tennis a livello nazionale. Quindi è un orgoglio farne parte.